Amiche e amici di Sport Plus, benvenuti all'appuntamento con lo sport piemontese. Oggi siamo tornati su un campo di bocce, precisamente qui a Rosta, dove c'è lo scontro al vertice in Serie 2 tra Rosta e Mondovì. Insieme a me non poteva mancare l'assessore allo sport Giulia Angelone. Ciao, buongiorno a tutti, benvenuti nei nostri campi della bocciofila di Rosta. E siamo col presidente della squadra di Rosta, Lorenzo Brero. Una partita importantissima, daremo naturalmente il risultato finale dopo, ma intanto un'altra eccellenza dello sport qui a Rosta, insieme al ciclismo, insieme al calcio 5, e voi in testa questa classifica di Serie 2. Sì, oggi è importante perché c'è lo scontro diretto tra la prima e la seconda, noi siamo primi, loro secondi, è determinante e si vedrà più tardi come va a finire. Non conosciamo sinceramente bene la storia della squadra rostese nel campo delle bocce, ma un salto in Serie 1 è auspicabile, è fattibile? È fattibile, speriamo, siamo già stati 3 anni fa in Serie 1, poi siamo retrocessi, l'anno scorso abbiamo perso la finale per salire in Serie 1, in Serie A, e quest'anno ci riproviamo e vedremo come andrà a finire. Presidente, Mondovì ha portato lo straniero oggi? Sì, è un argentino che è arrivato una settimana fa, non ha ancora giocato, quindi non lo conosciamo, ma abbiamo visto oggi praticamente non hai mai sbagliato una boccia, è un fenomeno, diciamo che è un fenomeno. Giulia, invece a te chiediamo, questo sport, soprattutto adesso la prova che vedremo, molto spettacolare, diciamo anche molto giovanile, non riusciamo comunque a vedere ancora tanti giovani sui campi. Sì, devo dire che le bocce comunque hanno un'idea di quello che è l'atleta non più giovane. In realtà nel pratico comunque oggi vedrete voi in primis e io oramai un pochino sono abituata perché spesso volentieri vengo qui alla nostra bocciofila, vedere proprio dei veri atleti, perché comunque correre 5 minuti consecutivi bocciando bisogna avere un fisico non indifferente. Con le scuole di Rosta stiamo lavorando, quindi nel mese di maggio porteremo i ragazzini della terza, quarta e delle due quarte elementari di Rosta nei nostri campi, quindi vogliamo far vedere anche ai nostri giovani la possibilità che ha questo sport comunque, quindi di far vedere che insomma si è svecchiato, la struttura che abbiamo all'interno del nostro comune non è una struttura da poco, perché comunque è una struttura nuova, nonostante abbia già compiuto 30 anni, è mantenuta e devo dire che la società di Rosta fa, come tutte le altre nostre società, dei lavori incredibili e a livello sportivo appunto abbiamo anche una Serie A. Andiamo a conoscere invece l'altra squadra, gli sfidanti Mondovì, partita di altissimo livello qui tra Rosta e Mondovì, le due capoliste di questa Serie A2. Sì, per adesso siamo in coda come secondi e cercheremo di far di tutto per poter vincere. Questo è un incontro molto difficile e lo sapevamo già e tireremo fuori tutte le nostre unghie. Avete tirato fuori anche l'asso dalla manica, il giocatore argentino? Sì, questo è un regalo che ci ha fatto il nostro presidente, che ha portato un ragazzo argentino, un pluricampione del mondo, 3 volte campione del mondo, e speriamo che ci faccia fare il salto di qualità. Abbiamo avuto modo adesso di ammirarti, semplicemente perfetto. Grazie mille, io sono molto contento di stare qui, per me è un sogno. In Argentina non si gioca volo, si gioca sudamericano, así que sono molto contento e a parte di giocare come giochi. In bocca al lupo, allora andiamo a vedere come finirà questa gara. E sé che è molto difficile, sono primo Rosta la tabla, así que tranquillo, aspettiamo che possiamo giocare bene e il risultato si vedrà nel partito.
Bocce, siamo pronti per questa sfida? Sì, siamo pronti, però la vedo molto dura, speriamo che vada bene, fino adesso abbiamo mai perso, se capita è la prima volta. Diciamo che c'è anche un aiuto argentino nel Mondo V. Questo qua non ci andava. Ed è il Rosta ad aggiudicarsi il derby con il Mondo V, 14-13 il risultato finale. Non è bastato l'arrivo dell'argentino campione del mondo nel Mondo V per fermare la capolista.